da preoccuparsi. Arrivati a questo punto, alla credo quinta sconfitta nelle ultime 6 gare, anzi ormai in realtà è la sesta in 7 gare, perché dopo la sconfitta di Cosenza, Regina che non riesce a diciamo ribaltare ciò che è avvenuto nel derby, cade anche al Granillo contro il Parma in uno scontro playoff a conti fatti, ed è una sconfitta veramente pesante. Ora, l'unica cosa di cui sono contento onestamente è che almeno in conferenza Inzaghi non continuerà a dire che siamo terzi, siamo secondi, siamo quarti, meno male, così almeno smette di utilizzare questa comunicazione becera che veramente fa rabbrividire, però vabbè, ci sta. Regina che resta attualmente in zona playoff a 42 punti, in attesa anche di ciò che farà il Cagliari, di ciò che farà l'Ascoli, e la classifica attualmente comunque ci vede nel nostro obiettivo, perché Taibi stesso ha confermato l'obiettivo, che è quello di centrare i playoff. Certo, di questo passo, con questi rendimenti, non sarà sicuramente facile, anche perché andare al Curi di Perugia la settimana prossima sarà alquanto difficile, con una squadra in lotta per i playoff e per evitare i playout, che nell'ultimo periodo comunque sta facendo bene. Mi riferisco ovviamente al Perugia, che comunque con Castori il suo percorso positivo lo sta portando avanti, e quindi non sarà per niente facile, anzi, però serve come il pane, una vittoria e soprattutto continuità. Il problema poi è anche che questa squadra non è riuscita a dare continuità, perché comunque si è vinto contro la Ternana, però poi 3 giorni dopo giochi il derby e prendi 2 gol in 2 minuti al 90esimo. Nonostante sia una squadra molto esperta e dalla quale ti aspetti una gestione della partita magari diversa. Purtroppo la situazione è questa, la situazione è veramente tosta. Oggi prendiamo gol al 70esimo con Vázquez, che quindi decide questa partita su assist di Ansaldi. Una Regina che comunque ha schierato quella che è la miglior formazione possibile in questo momento, e che fino a 2 mesi fa, diciamo tre, comunque rendeva veramente bene. In porta Colombi, Pierozzi, Čonek, Gaglioli e Dichiara in difesa, Fabian, Maier e Hernani a centrocampo, con Rivas, Strelec e Benez lì davanti. Però purtroppo, evidentemente, la squadra non riesce più a replicare ciò che riusciva nel girone di ritorno. Le avversarie ci hanno studiato meglio, prima eravamo una sorpresa, ora non lo siamo più, e quindi potrebbe essere questa la motivazione, o forse la squadra internamente presente delle difficoltà su cui serve a tutti i costi riflettere e sottolineare, perché comunque il problema va sottolineato ed è il primo passo per poter poi affrontarlo e cercare di superarlo. Il ritiro è servito come al solito a una beata minchia, perché sì, dobbiamo unirci, serve una sega, almeno secondo il mio punto di vista. E adesso c'è da rimboccarsi le maniche, signori, perché mancano 10 partite, 9 in realtà, e queste 9 partite vanno affrontate nella maniera migliore possibile per poter centrare questi playoff, che comunque sono, a livello di dichiarazione societaria, l'obiettivo. Per quanto riguarda le statistiche, tiri 8 a 12, tiri in porta 3 a 6 e possesso palla 48 a 52 per la formazione di Pecchia. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.